Primo fine settimana da record per la biglietteria del Macerata Opera Festival, con tre applauditissime prime, Cheu, Turandot, Madama Butterfly e l'inedito Bollani. Registrato il miglior risultato di sempre, gli spettatori paganti per le due opere in scena, Turandot e Madama Butterfly, sono stati 4.125. Turandot è stata la miglior prima dal 2006 con 2.222 paganti. Sì, un nuovo record di spettatori paganti perché sono 4.125 con le due opere di apertura e superano addirittura il record precedente che avevamo stabilito l'anno scorso con Otello e Norma. Per cui siamo soddisfattissimi di questa performance iniziale di Turandot e di Madama Butterfly. Bollani è stata la ciliegina sulla torta, così come Cheu, l'opera dedicata a Padre Matteo Ricci, l'antipasto succulento giovedì al Teatro Lauro Rossi. Questi dati ci soddisfano pienamente e dobbiamo continuare a lavorare per far arrivare lo spettatore dentro l'opera, ha detto il presidente dell'Associazione Arena Sferisterio Romano Carancini, riprendendo il commento di uno spettatore. Applausi e anche qualche critica dai melomani più tradizionalisti per la Turandot del duo di registi Ricci Forte, nuova coproduzione con il Teatro Nazionale Croato di Zagabria. L'Oriente e la Cina diventano teatro di una favola e di una tremenda metafora che Turandot rivive dentro di sé. Per voi è anche il debutto con la lirica, che esperienza è stata? L'esperienza è un'esperienza è incredibile, è un percorso che noi sognavamo di fare da tempo, perché noi anche nei nostri spettacoli teatro la musica è protagonista, però è una musica pop, una musica anche che viene composta per l'occasione, però confrontarci con un grande mostro sacro che è Puccini, con la Turandot, e noi come due piccoli nani abbiamo cercato di arrampicarci sulle sue spalle per avere la possibilità di avere uno sguardo su quello che succede oggi e quello che sta per accadere domani. Fedeltà al libretto, ma anche una versione contemporanea, moderna. Sì, la contemporaneità non è data dai costumi o dal trucco e parrucco. Credo che la modernità di questa Turandot sia nel mettere il fulcro, quindi il centro sull'individuo, in questo caso la donna, con tutte le sue problematiche. E crediamo che le donne del pubblico si identificheranno in lei, perché è questa voglia di volersi emancipare, quindi non essere solo donna, ma poi di diventare madre, moglie, amante, credo che appartenga a tutto il pubblico femminile e non. Questi spazi, che interpretazione hanno? Abbiamo pensato a una distesa artica congelata dove la linfa vitale, quindi flora e fauna, venisse catalogata e rinchiusa dentro delle teche, perché la vita va messa lì e non c'è, e quindi nascosta, non c'è al di fuori. Ma tutto questo poi nel corso dei tre atti, naturalmente adesso non ti svelo come andrà a finire, ma per magia tutto si scioglierà e il cuore comincerà a battere. Il nostro Oriente, visto che siamo in tema d'Oriente, non abbiamo rappresentato le cineserie, pagode, tutta una serie di cose che sarebbe stato troppo semplice mettere in scena per rappresentare la Turandot, ma quello che noi abbiamo voluto fare è mettere in primo piano il cuore, le emozioni, quindi arrivare all'ex del cuore. Questo orso come è fatto? E l'orso è il suo giocattolo, come tutti i personaggi di Turandot, sono solo sue proiezioni, sono suoi burattini. Lei è un grande burattinaio che manovra e gestisce per potersi difendere, perché appunto, come dicevo prima, lei è una donna ancestralmente ferita e quindi non vuole aprire il suo cuore a nessuno, ma tranne a quel signore che a un certo momento arriverà, che è Calaf, e che la farà sciogliere, e quindi farà battere e pulsare il suo cuore. Una
Quale finale avete scelto? Quello di Alfano, perché nell'indagine che abbiamo compiuto, dove Turandot è appunto la protagonista assoluta, avevamo bisogno del finale di Alfano per far sì che poi tornassero i conti, insomma. Quindi questa scelta da un lato dell'orso, da che cosa è nata? Beh, nasce dal bisogno, proprio dal timore della vita. Prima si parlava di terrore, il terrore è proprio di vivere la vita da adulti, nel senso che Turandot appunto per noi è una donna imprigionata, una bambina imprigionata nel corpo di una donna, quindi il timore che la vita, qualunque forma vitale, sia la flora che la fauna, possano continuare a crescere, è un segnale molto spaventoso per lei, e quindi questo immaginario, questa landa desolata antartica è sicuramente un ottimo espediente per raccontare questo timore di vivere la vita di tutti i giorni. Per voi quindi l'esperienza nel mondo della lirica proseguirà? Sì, prosegue, noi abbiamo già un prossimo progetto con la Fondazione del Teatro Massimo di Palermo per il prossimo anno, quindi sì, prosegue con energia rinnovata. Della principessa di ghiaccio Irene Théorin, superlativa voce drammatica acclamata nei maggiori teatri del mondo, che debutta allo Sferisterio. Al suo fianco Rudy Park, Calaf, Davinia Rodriguez, Liu e Alessandro Spina,
Timur. Podio dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, la bacchetta esperta di Pier Giorgio Morandi con il coro lirico marchigiano Bellini e Pueri Cantores Zamberletti insieme alla banda Salvadei. Per il secondo titolo ancora Puccini e il suo amore per le terre lontane ed esotiche. Madama Butterfly in un allestimento coprodotto con il Massimo di Palermo, firmato dal regista Nicola Berloffa. L'ambientazione è posticipata nel Giappone del secondo dopoguerra, momento fortemente significativo del contatto culturale fra l'Occidente e l'Oriente. Butterfly sogna di diventare americana e lo fa attraverso un simbolo qual è il cinema statunitense di quegli anni, sottolinea il regista. Il teatro delle geishe diviene un cinema per i soldati americani, luogo in cui Butterfly evade attraverso la finzione dei film trasmessi sullo sfondo. Dopo i successi in Norma, la scorsa estate a Macerata e ancora il trionfo per l'apertura della nuova stagione lirica del Teatro La Scala di Milano, proprio con lo stesso ruolo pucciniano, Madama Butterfly è il soprano Maria José Siri. Pinkerton è il tenore Antonello Palombi. La direzione è affidata al maestro Massimo Zanetti. Del pianista Stefano Bollani ha chiuso il primo weekend con un concerto dedicato al tema del festival, l'Oriente,
che è stato anche un momento celebrativo per i festeggiamenti organizzati dall'Associazione Arena Sferisterio insieme all'IMT, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, per i 50 anni di due DOC, il Verdicchio di Matelica e il Rosso Conero. Debutta nel secondo weekend del festival l'Aida di Verdi nell'approditissimo spettacolo di Francesco Micheli del 2014, coprodotto con il Comune di Bologna e andato in scena nel 50° dello Sferisterio. Dopo i successi del primo weekend, la settimana con il debutto di Aida, vediamo qui gli allestimenti si stanno preparando, c'è grande attesa dopo aver visto l'edizione 2014. Cosa cambierà? Cambia sicuramente buona parte del cast, e quindi dopo il duo irresistibile Cedolin Sganassi non era facile equiparare, però abbiamo un cast vocale molto omogeneo con tanti motivi di interesse, a partire dal soprano, che è questo giovane soprano armeno davvero di grande talento, che ha già debuttato in Scala di Madama Butterfly e qui viene davvero in un gioco d'amore tra questo spazio e la sua voce, che già ci ha incantato nelle prove di regia. Anna Maria Chiuri come Mneris, che sta riscuotendo successi sullo stesso ruolo all'Arena di Verona. E poi il grande Stefano Lacolla, che è, credo, uno dei migliori Radames che si possa immaginare in questo momento al mondo. Lo spettacolo è lui, però essendo una scenografia in buona parte virtuale, a parte la pedana che adesso sta riposando prima di aprire le sue fauci, è stata dalla grande artista Francesca Ballarini, che è davvero una bella anima, una grande mano e un'amica del nostro festival, visto che ne cura la grafica dal 2012, che per l'occasione, anche in attesa della riproposizione a Bologna in autunno, ha ripensato e arricchito una buona parte dei disegni, di fatto creando degli scenari, dei fondali completamente nuovi. Oltre i numeri che dicono bene, qual è il suo primo, diciamo, bilancio del primo weekend? Ma come mio ultimo festival come direttore artistico, direi che meglio di così non potevo sognare da tutti i punti di vista, cioè un debutto di una Turandot che è quella che volevo vedere. Non la farei così, sono un regista diverso, però da spettatore, e in fondo questo è il mio lavoro, sono uno spettatore ideale, cioè sono qui a organizzare il festival che io vorrei vedere. Ecco, quella è la Turandot che vorrei vedere, in un sold out pieno di bella gente, non solo rappresentanti della classe dirigente, ma sicuramente figure importantissime dell'imprenditoria e della cultura regionale e nazionale. Un pienone, un festival davvero variegato, perché dalla raffinatissima opera da camera su Matteo Ricci all'Auro Rossi, alla Turandot di cui abbiamo detto, alla raffinatissima e cinematografica Butterfly di Berloffa, siamo arrivati con il concerto da noi commissionato sull'Oriente con il grande Stefano Bollani. Quindi una grande varietà, con cantanti che vengono dalla Scala, i direttori che vengono al Metropolitan, perché veramente l'infilata Morandi, Zanetti, Frizza, insomma, non capita tutti i giorni in questo festival di avere davvero le più importanti bacchette di nuova generazione al mondo.